La bellezza di Dio, la bellezza del Signore, che ci stupisce, ma non una volta soltanto, ma ogni giorno, ogni momento, perché lo stupore dinanzi allo stupore della nostra fede è uno stupore continuo, costante. Il segreto dei santi è stato proprio questo, la capacità di stupirsi dinanzi alla bellezza dell'amore di Dio, dinanzi a questo Dio che si dona, che viene a me, questo Dio che è mio, che si fa in me e io posso farmi in Lui. Ma non è un rapporto, non è uno stupore uguale per tutti. Ognuno vive lo stupore in base alla capacità che ha di lasciarsi folgorare ogni giorno dalla bellezza di Gesù. Chi sono i mistici? I mistici sono coloro che in maniera più profonda, più vera, più autentica, in maniera soprannaturale, direi, tra virgolette, si sono lasciati abbagliare da questa bellezza del Signore. Io devo lasciarmi abbagliare dalla bellezza del Signore e questo provoca stupore in me. E questo provoca in me una fede vera, un cammino di fede concreto, autentico, un cammino di fede da cui nascono opere che sanno far sorgere negli altri interrogativi, che fanno chiedere agli altri: ma perché quella persona, quella mamma ha perso il figlio e ha pianto lacrime, ma lacrime non di disperazione, ma di speranza? Oppure perché la disperazione di una mamma si è poi trasformata in speranza? Oppure perché il dolore fisico, l'immobilità, o l'essere uomini vegetali comunque fa nascere speranza, comunque fa vivere, comunque non fa soccombere? Tutto ciò nasce dalla bellezza di Cristo e di questi crocifisso, come dice Paolo. E noi siamo capaci di stupirci dinanzi alla nostra fede? Siamo capaci di stupirci dinanzi ad un amore che si fa piccolo e si fa un piccolo pezzo di pane? Chiediamoci questo, perché stupirsi è anche chiedersi ogni giorno. Ci vediamo domani, Padre Pio, TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!